Buonasera, siamo qui vicino al porto e ci sarà un bellissimo tramonto, forse anche un bellissimo crepuscolo. Mi sentite o c'è un po' di vento? Il mare è mosso. Ciao Giancarlo. Abbastanza agitato. Ciao Stefano. Buonasera Flavio. Flavio, ti riesco a vedere in classe? Cinzia, buongiorno. Ciao Dami. Allora, oggi è stupendo, vi dico che c'è una bellissima atmosfera. C'è un vento che è cresciuto rispetto a stamattina da ovest. Bravo Flavio. Agitato come noi, beh, non sono momenti facili questi, anche perché non sappiamo cosa succede sia a livello professionale sia a livello personale. Allora, tante nuvole a sud, qua stiamo poco dopo Piazza Gasparri, ci sarà un bel tramonto stasera. Adesso ecco, il sole sta per uscire dalle nuvole. Mi ingrandisco un po'. Così lo vedete bene. Tra un po' uscirà, si intravede già. Sì, Annalita, grazie, si sente, però c'è vento. Quando c'è vento ho sempre paura che non si senta nulla. Oddio. Stavo prendendo la macchinetta fotografica. Cominciare anche a fare qualche foto. Ecco che esce il sole. Sera Giuseppe. Lo vedete il sole? Si vede bene, perché quando ci sono queste nuvole riusciamo anche spesso a vederlo bene. Daniela, buonasera. Un attimo qua, aspettate che, ecco qua, buonasera Franca. Allora, vediamo un po' quando esce il sole, ci sono formate altre nuvole sotto, speriamo bene. Io intanto mi siedo sulle rocce, chi abita qua vicino può fare un salto, lo so Daniela che stai al Plinius, però avevo preventivato di andare al Faber e poi mi sono spostato qui vicino al porto perché il mare era mosso e mi piaceva di più. Meno male che si sente me e anche il vento. Allora, vedete che si vede. Salutami Amelindo, chi è Amelindo? Non lo so, sai Gerardo? È vero, domani andremo a fare il tramonto un'ora prima e anche l'alba è un'ora prima, quindi per ora l'alba la lasciamo per almeno 15 giorni. Hai missa, ostia, da dove chiate, da dove scrivi Gigi? C'è tanto vento, non è proprio esagerato, ma c'è. Gabi.
D'altronde vedi il mare, no? Il mare, vedete che è mosso. Andiamocene un po' più giù, va? Buonasera ombretta. Vanessa. Buonasera. Questo sole fa un po' gli abbracci a uscire, eh? Nel senso che Liliana, buonasera. Sembrava quasi uscito e sono formate altre nuvole. Speriamo nell'ultimo pezzettino, come vedete, di orizzonte libero. Allora, per chi non è proprio di Ostia, stiamo vicino al porto, eh? Ah, Nicola, se stai qua vicino vieni, mi ha scritto una persona, dice siamo vicini, e allora vieni, io l'aspetto. Saluto a Claudia pure. Il mondo delle dirette lo chiameremo, no? Ho visto che vi piacciono, quindi continuo a farle. Ehi, guardate che onde! Eccola, guarda quest'altra che arriva. Eh sì, Sonia. Guardate che onda che c'è stata. Vediamo un po' se poggio, così provo a fotografarle anche. Ecco qua. Ecco il sole che sta riuscendo, eh. Si vede? Scurire un attimo, intanto si vedono un sacco di belle onde. Ecco qua, ecco il sole, come previsto, quel piccolo spazio d'orizzonte lo sta occupando il sole. Sta uscendo quasi del tutto. Stiamo in prima fila sul mare. Le onde e il sole. Spettacolare stasera. Bellissimo. Sì, Stefano, se poi ci sei dal vivo ancora di più, però mi fa piacere che anche dalla diretta si possa godere dello stesso sensazione. Sì, c'è stata un'onda altissima. Sì, e tra l'altro sono un po' più chiari del normale, perché col cellulare non riesco a scurirlo così. Si è aperto un varco? Eh sì. Vedrete dalle foto che è molto più intenso di quello che sembra. Guardate le onde quanto sono belle. Bellissimo. Daniela, ciao. Non me lo fa abbassare con la diretta.
quello che stavo provando a fare, ma non me lo fa fare. Quando faccio i video lo faccio, però con la diretta non me lo fa fare. Comunque qua si respira schiuma perché arrivano ogni tanto i schizzi. C'ho già le labbra tutte salate. Ancora di più a scurire. Bella perché si vede tutte le onde che si infrangono. Garantisco che qua arrivano un sacco di schizzi. Ed è bellissimo. State godendo anche voi questa meraviglia? Ciao Monica. Siamo pole position sul mare. Andiamo ancora più vicino, ci prendiamo ancora più schizzi. Eccoli, eccolo arrivato. Eccoli che arrivano. Ci avventuriamo un altro passetto. Eccolo. Questo arriva, eh? Questo schizza tutto, infatti. Sì, molto salato. Ecco, se tiro un po' su, un po' si scurisce, vedete? È una cosa fantastica. E devo andare, devo tornare alla macchinetta fotografica mentre torno indietro a cambiare obiettivo, perché è bello anche, c'avevo lo zoom, meglio cambiarlo. Nel frattempo non vi faccio perdere il tramonto. Zaino giù. Ecco qua. Una visuale di nuovo diversa. Eccomi, è che è così bello. Ti metti come mantra, Monica? Talmente bello adesso. Oggi avete pescato un tramonto fantastico. Di quelli proprio nuvole e colori. C'è stato anche il raggio verde, ma mi ero tolto lo zoom, che scemo. L'ho visto ad occhio nudo però.
Allora, speriamo nel crepuscolo. Qua già si vedono le nuvole rosa, guardate. Eccole qua. Vediamo un po' se ci sarà il crepuscolo bello. Per il crepuscolo bisogna aspettare altri 10 minuti almeno. Flavio, ci sei ancora per caso? Stavo dicendo che si è visto il raggio verde, se avete letto l'articolo che ho fatto qualche giorno fa ormai siete ferratissimi. Oggi si è visto, però non l'ho fotografato perché stavo senza zoom, però era bellissimo anche oggi. La Monica sta invitando tutti ad andare a fare yoga in spiaggia, ma non so dove, se non ci dici dove, Monica, non sappiamo. Sì, Lucia, è stato bellissimo. Ciao Titti. Un 300, adesso però ho messo il 24. Che il crepuscolo oggi non ci sarà, noi però aspettiamo ancora un po'. Guardate che nuvoloni. Sì, Monica, la diretta rimane registrata. In che spiaggia vai a fare yoga Kundalini domani? Le labbra sono tutto salate ormai. Niente, il crepuscolo mi sa che non ci sarà. Nancy. Lontano dal mare, è tosta, eh? Allora, rispetto a stamattina il tempo era un pochino migliorato, un po' di sole uscito. Sì, si chiama La Spiaggetta, Monica, quella vicino al Delfino, poco dopo il Curvone. Dani, che stai al Plinius a guardare la stessa cosa? Mi sa che il crepuscolo non esce oggi.
E vabbè, allora io vi saluto. Il crepuscolo non c'è stato, però è stata bellissima la fase del tramonto. Bella, bella, bella. Ciao a tutti, a domani. Bye bye.